Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Amici, ricordate Rocco Casalino? Rocco del Grande Fratello, ve lo ricordate? Quello che diceva che i rumeni, nonostante si lavassero più volte, continuavano a puzzare, la loro pelle puzzava? Ricordate il tugurio del Grande Fratello? Bene, questo signore, Rocco Casalino, è diventato, sull'onda lunga dei 5 Stelle, portavoce e capo ufficio stampa del presidente del Consiglio Conte. Sapete quanto guadagna all'anno Rocco Casalino? 169.000 euro lordi. La cosa assurda è che Casalino, da portavoce e da capo ufficio stampa, prende più di quello che è il suo superiore, Conte, perché il premier Conte prende 114.000 euro lordi, mentre Casalino 169.000. Vediamo come sono ripartite le voci dell'indennità di Casalino. 91.000 di trattamento economico fondamentale, 59.000 per gli emolumenti accessori, 18.000 di indennità. E sapete come ha risposto Casalino? Io lavoro tantissime ore al giorno, io sono impegnato giorno e notte, e poi perché vi meravigliate? Anche gli altri portavoce, i precedenti portavoce, facevano lo stesso, sono in linea con i precedenti portavoce. Alla faccia del cambiamento. Questo doveva essere il governo del cambiamento. Un governo quindi che non ha cambiato assolutamente nulla, ma si è allineato nella logica del magna magna. Ma tutto lo staff della comunicazione di Conte è ben retribuito, non come Casalino, però abbiamo Dario Adamo che prende 91.000 euro ed è responsabile editoriale del sito e dei social di Conte, era un dipendente della Casaleggio Associati, e anche Maria Chiara Ricciuti, vice capo ufficio stampa, già appunto ombra di Luigi Di Maio in campagna elettorale. E poi della compagine della piattaforma Rousseau c'è Pietro Dettori, 130.000 euro, Massimo Bugani, 80.000 euro, e così via. Ma voglio concentrarmi sul signor Rocco Casalino, uno che si è legato ai 5 Stelle e ha fatto carriera. E fin qui si potrebbe dire, vabbè, però come lui ce ne sono tanti che hanno fatto lavoro di lecchinaggio, di militanza, e quindi hanno fatto carriera. Però qui Casalino sta diventando arrogante, dittatore, despota, antidemocratico, e assume un linguaggio e atteggiamenti mafiosi. Torno a ripetere, Casalino assume atteggiamenti mafiosi nelle sue dichiarazioni, nelle sue intercettazioni, cioè nelle intercettazioni che sono state fatte nei suoi confronti. Qual è l'oggetto del contendere? Il reddito di cittadinanza. Casalino ha paura che il Ministero dell'Economia, che i vari dirigenti, i vari vertici possano porre dei limiti, e lui si scaglia contro di loro, li minaccia, la minaccia mafiosa. Perché? Ora fra un po' vi faremo sentire le dichiarazioni di Casalino, ma proprio dalla sua viva voce. Il Movimento 5 Stelle, dice letteralmente Casalino, è pronto ad una mega vendetta. Se non vogliono uscire soldi, nel 2019 faremo fuori una marea di dirigenti del Ministero dell'Economia. E prosegue. Ma vi faremo sentire, io non ve lo sto dicendo a voce, ora che sentirete l'audio vi renderete conto, perché io potrei anche inventare, così enfatizzare, ma sentire
dalla viva voce di Casalino queste affermazioni, comprendete bene il tono mafioso. E dice Casalino, quei pezzi di merda non ti fanno capire le voci del bilancio. Non è accettabile che non si trovino 10 milioni del cazzo, mica sono 200. Queste sono le affermazioni di Casalino. Anzi, sapete che vi dico? Qualcuno dirà, come ho detto, ma Abate sta esagerando. Sentiamole, sentiamole. Nessuno mette in dubbio che il ministro Tria non sia serio, quindi quello è inteso come... Cioè che un ministro serio appunto si occupa dei problemi delle idee italiane, non era riferito a Tria, era un concetto più generale. Comunque adesso il punto è, domani se vuoi uscire una cosa che può essere simpatica, la metti come che nel Movimento 5 Stelle comunque è pronta una mega vendetta, cioè chi giura, lo metti come fronte parlamentare, però chi giura che se poi non dovessero all'ultimo uscire fuori i soldi per la cittadinanza, tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente del MEF, non ce ne fregherà veramente niente, ci sarà veramente una cosa ai coltelli proprio, nel senso che, perché ormai abbiamo capito che Tria c'entra il giusto, c'entra relativamente, ma qui il vero problema è che ci sono lì al Ministero dell'Economia una serie di persone che stanno lì da anni, da decenni, e che hanno in mano tutto il meccanismo e proteggono il solito sistema, e quindi non ti fanno capire dove tutte le voci di bilancio nel dettaglio, in modo che si possa tagliare, perché non è accettabile che non si trovino 10 miliardi del cazzo, cioè non è che stiamo parlando di 200 miliardi, stiamo parlando di 10 miliardi, quindi una manovra di 20-30 miliardi la fanno tutti i governi, quindi non è niente di straordinario. Il fatto che c'è questa resistenza fa capire che c'è qualcosa che non va, e quindi se per caso, noi crediamo che tutto andrà liscio, ma se per caso dovesse venire fuori che all'ultimo ci dicono i soldi non li abbiamo trovati, dopodiché 2019 ci concentreremo a far fuori tutti questi pezzi di merda del MEF. Ma Casalino non è nuovo a certe minacce, e anche nei confronti di un giornalista del Foglio, se non ricordo male, ebbe a dire: va bene, ora vedremo che fine farai tu. In buona sostanza questo era il significato delle sue parole, considerando appunto che il Foglio aveva difficoltà e quindi erano possibili dei licenziamenti, quindi Casalino praticamente dice a questo giornalista: la tua fine è arrivata, voglio vedere che devi fare, quasi a godere delle sventure di una persona, di un lavoratore, ma il fine di Casalino era togliersi davanti chi appunto può criticare, può dare fastidio, e allora la morte civile, perché la perdita del lavoro è la morte civile di un uomo, questo fatto faceva molto ma molto piacere a Casalino. Ma pensate un po', una persona che si comporta in questo modo. Ancor più grave è che i vertici dei 5 Stelle non siano intervenuti, che lo stesso Giuseppe Conte, premier, non sia intervenuto, e lo dovevano rimuovere, perché davanti a affermazioni mafiose, perché è un atteggiamento, ecco, non affermazioni mafiose, ma un atteggiamento mafioso, dire impiegheremo, ci adopereremo nel 2019 per fare fuori tutti, per cacciarli tutti. Questo è un atteggiamento mafioso, ditemi voi di grazia. Questo è Casalino, l'arroganza fatta persona, una persona che poi gli altri, i deputati, i senatori, i ministri, almeno hanno un ruolo istituzionale, ma Casalino è un miracolato, è uno che faceva il pagliaccetto nel Grande Fratello. Signori, questo non ha una carica istituzionale, fa il portavoce e comanda, è diventato il padrone assoluto, ma vi rendete conto? E questo signore Casalino, miracolato, quando ha avuto l'ufficio appunto relativo al suo ruolo di portavoce, capo ufficio stampa del Premier, si è lamentato perché dice: sa, la stanza è un po' piccola. Parli proprio tu, Rocco Casalino, che nel Grande Fratello stavi nel Tugurio.
Signori laureati, giovani che fate sacrifici, genitori che fate sacrifici per i vostri figli, vi rendete conto in che mani è finita l'Italia? L'Italia è finita nelle mani di un comico come Grillo, di un ex venditore di bibite e steward, un bibitaro come Di Maio, e nei confronti di uno che faceva il clown, il pagliaccio al Grande Fratello, Rocco Casalino. Questa è la realtà. Uno si domanda, io mi sono laureato con 110 e lode, ma a cosa serve? Cosa serve la competenza, la specificità, la preparazione? Se poi arriva uno che stava nel Grande Fratello, che era pure ridicolo in quella trasmissione, ora non solo ricopre un ruolo lautamente retribuito, ma assume atteggiamenti mafiosi. Per concludere, voglio ricordarvi chi è Rocco Casalino, e ve lo ricordo con questo video. C'è il video, ci sono le sue parole di quando era al Grande Fratello. Anzi, facciamo così, vi mandiamo due spezzoni. Un primo spezzone, quello all'interno del Grande Fratello, in cui parlava di argomenti molto spinti, argomenti pornografici quasi, parlava della dimensione del suo pene, pensate un po', e poi vi mandiamo un altro video, quello in cui dice che i rumeni, pur lavati, puzzano. Questi video vi fanno capire chi è Rocco Casalino del Grande Fratello, ora portavoce e capo ufficio stampa. Povera Italia, che brutta fine abbiamo fatto. Forse il peggior governo di sempre, un governo di dittatori e di razzisti, un governo targato Lega e Movimento 5 Stelle. Sentiamo i video e ci congediamo con questi video. Cioè, a me passa da veramente piccolo a molto grande. Si parla di misure. Ti ho detto, se lo misuriamo così arrivo proprio a 20. Perché ce l'ha storto. Se lo misuri per lungo invece arriva a 18. Poco. 15 anche. Vabbè. Se tu aspetta lo misuri così. È proprio lungo. In effetti, è strano. Curvo, sì. Poi ho calcolato il raggio di curvatura. Pure. Cioè, se non è a compasso non lo puoi misurare. No, pare di no. Ha ragione, esatto. Come al solito. Osso. Dove ti arriva, scusa? Dove ti arriva? No, fa così, sì? E poi sì. Oltre l'ombelico? Sì. Ma ti arriva lì? Ma figurati. Ma per favore. Ma dai, ti arriva qua sopra? Cioè, ragazzi, a me non ci deve dire grazie se ci arriva vicino all'ombelico. Qua sopra. Figuriamoci. Aspetta, fai bene i conti, figlio mio, perché sennò non c'è. Se c'è un pisello, c'è un ariete. Sembrerebbe. Lecchiamo la donna. C'è pressione, il pensiero di un pene. Cioè, non è che ti fai impressione di tu in bocca. A Rocco non piace leccare le donne. Chi l'avrebbe mai detto? È pazzesco. Dai, non è una cosa più bella del mondo. Perché si vede che tu nel rapporto sessuale sei molto egoista. Sei molto freddo lui. Chiaro. No, a me proprio piace questa cosa così, capito? Ma è tutta questa cosa così? Che cos'è? Lavarsi le mani? Ma secondo me proprio ci vuole. È a pennello, porca miseria. Vabbè, come dici tu, tutto. Ma cosa vuol dire? Un odore diverso dal ricco? L'odore? Completamente. L'odore? Il povero ha un odore molto più forte, molto più vicino a quello del nero. Cosa stai dicendo? Hai mai provato a portarti a letto un rumeno? No. O uno di questi paesi del nero? Tu forse. Se si lava, li fa fare 10 docce. Continua ad avere un odore agrodolce, non so che cavolo. Agrodolce? Però lo senti. Ristorante cinese? Una pelle. Se lo porta a casa e lo porta a casa. Degli extracomunitari, proprio dei meno ambienti che vivono ambienti. Nelle zone invase dagli extracomunitari. Allora? Investiamo tantissimi soldi per rendere gli italiani civili, e invece poi abbiamo sta gente che non ha questo sta tipo gente, di preparazione di base. Ed è grave. Questa gente è tutta gente senza istruzione, noi la stiamo facendo entrare, è un pericolo. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.